Parliamo di Facebook, come sapete il più noto e frequentato social network su internet, con milioni di persone che lo utilizzano per stringere amicizie o farsi conoscere. Bene, per il garante però quel sito è a rischio privacy. Vediamo perché. È spiegato tutto nelle condizioni d'uso. L'inserimento di contenuti su Facebook permette di utilizzarli per qualsiasi scopo commerciale, pubblicitario o di altra natura. Ogni iscritto lo ha già potuto leggere sul sito. E mentre viene lanciata la prima versione in arabo del social network più diffuso al mondo, oltre 150 milioni di iscritti, arriva l'allarme del garante della privacy. Il rischio, spiega il presidente Pizzetti, è che i contenuti di Facebook risultino disponibili a tutti grazie a un semplice motore di ricerca. E in effetti, anche se non si è su Facebook, basta cercare una persona su Google per trovare la sua foto, la lista dei suoi amici e soprattutto i suoi campi di interesse. Informazioni più che appetibili per le aziende pubblicitarie. Ma se l'utente è costretto ad accettare che la società comunichi a terzi, anche a fini commerciali, le informazioni pubblicate sul proprio profilo, può tuttavia arginare almeno i motori di ricerca, restringendo il più possibile le opzioni sulla privacy contenute nel sito stesso. Eppure la pubblicità mirata è destinata a diventare sempre più invasiva, soprattutto su internet, perché la targetizzazione, la capacità cioè di raggiungere con precisione gli obiettivi del messaggio, sarà sempre maggiore. E la nuova frontiera è ancora Google. Fino ad oggi i suggerimenti pubblicitari erano legati alle parole inserite di volta in volta nella pagina di ricerca. Con il nuovo sistema, testato per tutto il 2009, le informazioni saranno memorizzate per archiviare le preferenze degli utenti e senza il loro consenso.